Sindaco, che ospedale sarà quello che verrà costruito tra Molfetta e Bicelli e soprattutto in questi anni cosa succederà al Don Tonino Bello? Allora, finalmente la notizia storica è che sono stati accantonati tutti gli arzigogoli burocratici e della politica del campanile e i due rappresentanti delle due comunità, insieme, devo dire, questa volta a un assessore regionale sensibile alla sanità come Rocco Palesi, ai consiglieri regionali del territorio, per quanto ci riguarda il consigliere Tammacco, abbiamo superato tutto e abbiamo fatto il dovere che è proprio dei rappresentanti della comunità, dare una risposta concreta di prospettiva a una domanda di sanità che sale da un territorio di 250.000 persone. Un ospedale che avrà tutte le specialità. Quindi il pellegrinaggio dei nostri concittadini che per una domanda di salute devono attraversare vari nosocomi o servizi per avere una risposta completa alla domanda di salute dovrà finire. Questo ospedale è stato annunciato nell'arco di una decina di anni, Rocco Palese dice addirittura 6 anni, ma noi ci mettiamo una firma per 10 anni, avrà una risposta a tutto tondo per quanto riguarda l'offerta, la domanda di salute che sale da un territorio così largo di 250.000 persone. Ma la domanda di sanità è immediata, non può essere differita e quindi abbiamo ottenuto dal Dipartimento della Salute, dal direttore Montanaro e dal direttore generale Sanguedolce, un tavolo permanente di lavoro con un'assegnazione di fondi di circa 16 milioni di euro per immediati lavori di potenziamento dell'ospedale di Molfetta, che è un ospedale che serve tante altre comunità, come quella di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo. Quindi la notizia storica è che finalmente, il Nord Barese avrà il suo ospedale. Poi, insieme si deciderà come chiamarlo, ma però a me piace chiamarlo l'ospedale di tutte queste città, di tutte queste persone che finalmente avranno un posto dove potersi curare al meglio. Sindaco, finalmente si è raggiunto un accordo storico. Sì, finalmente dopo l'ultima conferenza di servizi in regione abbiamo confermato il sito dopo un lavoro che con il sindaco di Molfetta si è portato avanti sin dal 2019. Una dimostrazione di buona politica e buona amministrazione perché non ci sono mai stati campanilismi, ma solo e esclusivamente la voglia di trovare una soluzione che potesse rispondere alla domanda di sanità del nostro territorio, di un territorio, quello di Biceglie, che è da cerniera, funge da cerniera tra le due province, Bari e Batte, e soprattutto serve un bacino di quasi 250.000 persone, quindi un bacino importantissimo. Adesso, grazie a questa identificazione che era stata già fatta nel 2020, ma che oggi è definitiva perché risponde a tutte le esigenze, a tutte le richieste tecnico-giuridiche previste nella delibera di giunta regionale che assegnava anche la programmazione e i fondi, reperiva i fondi per questa struttura. Adesso, grazie a questa assegnazione, finalmente si potrà attivare la fase, quella più importante, della condivisione con il Ministero della Salute e chiaramente poi con le fasi tecniche della progettazione.